Dobbiamo analizzare cosa accade con i nostri soldi, perché questo è denaro dei contribuenti e noi ne siamo responsabili. Buonasera, benvenuti a questa puntata del Corvo che apriamo con la dura bacchettata che il Commissario europeo per gli affari regionali Corina Cretu ha assegnato non solo a tutto il sud, ma in particolare alla Campania e alla Calabria per il cattivo utilizzo dei fondi europei che è stato... Fatto fino adesso eh, e eh, le ragioni per le quali, attraverso questo eh, utilizzo dei fondi, eh, la Campania si trova nelle situazioni dell'economia e della vita di tutti i giorni che tutti ben conosciamo. Vi do il benvenuto e do subito il benvenuto a questa puntata del corvo a due ospiti d'eccezione che abbiamo questa sera il senatore Vincenzo Danna di Gall, buonasera, buonasera senatore, grazie per essere ancora una volta con noi. Una new entry che speriamo di avere sempre più spesso, il Movimento 5 Stelle, perché abbiamo con noi il senatore Sergio Puglia, buonasera. buonasera. Campano, così come il senatore Danna, quindi insomma guardiamo bene alle vicende di casa nostra ed è con noi il direttore di Giulia Italia, Giovanni De Cicco. Buonasera, buonasera a tutti. Bene, eh, siamo partiti da questa situazione dei fondi europei perché ci si domanda come mai eh, comunque con la pioggia di eh, milioni arrivata eh, siamo ancora in questa situazione. Corina Cretu ha dato il suo giudizio, ha annunciato misure, provvedimenti nei confronti delle regioni inadempienti che come la Campania non hanno ancora presentato nemmeno la prossima programmazione. Ma noi eh, abbiamo rivolto questa domanda proprio al diretto interessato, cioè al Presidente Caldoro. Eh, la nostra redazione lo ha ascoltato, vediamo che cosa ha risposto. Presidente, la campagna uh, ultima in Europa uh, al pari della Romania per quanto riguarda uh, le politiche dell'amministrazione pubblica, cosa risponde? No, non so dove l'avete letta. Stamattina anche su Repubblica Napoli. Avete letto, sì appunto, ma avete letto male. Sì, ha scritto eh, male il giornalista di Repubblica no, Napoli, il presidente no, detto, della Commissione... Capita, capita spesso che si allora possa, possa, possa scrivere male. Uh, ha detto una cosa molto giusta il commissario europeo, che io condivido, ma è la nostra preoccupazione, l'abbiamo sempre detto. Il sud, e lo rispondevo prima, lei non era ancora arrivata, che l'Italia meridionale, la Cretus faceva riferimento al sud, non a una regione specifica, sia ben chiaro, se vedete la dichiarazione ufficiale del commissario europeo è molto chiara. Dice il sud come la Romania e come altri purtroppo paesi, per alcuni aspetti la Grecia in alcuni momenti, non è riuscita con i fondi europei, quindi non è una questione di oggi, è una questione di più o meno... Datato 1970, i primi fondi, in questi ultimi 30-40 anni non è riuscita a garantire, pur avendo i fondi europei, maggiore sviluppo. Perché questo avviene? Perché noi eh, diamo i soldi europei e togliamo quelli ordinari. Quindi nei trasferimenti i soldi europei non sono in più, ma sono sostitutivi dei nazionali. Quindi questo che succede? Che è una colpa del Paese. Quindi in questo caso io do una responsabilità al Governo che toglie soldi ordinari e lascia quelli europei, ma quelli europei devono essere in più. E quindi è evidente che c'è un problema in Europa che deve vigilare e io sono felice che questo venga fatto. Condivido dalla prima all'ultima parola del comunicato ufficiale della commissaria. Gretto, perché, quello, perché quello che... è no, eh certo, ma è, purtroppo, ahimè, è, il richiamo è un richiamo molto serio, <ride> ma è richiamo complessivo alle politiche del mezzogiorno e delle politiche europee, non si riferisce a una regione piuttosto che a un'altra, questo è il vero dramma. Eh, sembra eh, un vero dramma invece che eh, la commissaria Creto ha dichiarato ben altro di, rispetto a quello che ha detto il presidente Caldoro, perché oltre alla frase che vi, vi ho letto all'inizio, ci sono regioni in cui eh, continuiamo a pompare soldi da anni e non se ne vedono i risultati e fa il caso proprio specifico di Campania e Calabria. Allora, partiamo dal senatore Danna. Ha ragione Caldoro quando dice che è una cosa che riguarda gli anni 70? Sì, eh, ha ragione Caldoro perché purtroppo è una inveterata abitudine quella di non riuscire ad utilizzare i fondi europei. Credo che la causa risiede nella farraginosità delle procedure e nella scarsa programmazione rispetto all'utilizzo. C'è stata di recente per esempio la delibera sull'accelerazione di spesa che ha utilizzato fondi europei accogliendo tutta una serie di progetti che centinaia e centinaia di comuni della Regione Campania hanno, hanno predisposto. E anche questo è un modo di spendere, forse diciamo, troppo parcellizzato, i fondi che non devono servire per le fogne, per le piazze, per le strade, ma credo che i fondi europei abbiano... Una finalità diciamo, di carattere giuridico e politico diversa dovrebbero servire a realizzare le grandi opere infrastrutturali. Sviluppo, occupazione. Io, io, no, ma parliamo di opere. Si immagini che noi stiamo ancora aspettando il finanziamento con fondi CIPE della Caserta Benevento, che è stata. Il cui progetto è stato approvato, redatto dall'ANAS, ma manca un miliardo di euro per realizzarlo. Immagino che con un accordo tra Regione e, e Stato, laddove, come diceva Caldoro, non ci sono i soldi dello Stato, si può provvedere con i soldi dell'Europa. Ma avere un'arteria un che finalmente colleghi due province in un tempo che non è biblico perché bisogna attraversare decine di... Di comuni, ognuno dotate di incroci, di impianti semaforici certo, eh, sarà rende, rende, così come diciamo così eh, debba, deve essere programmata, cioè non si può arrivare all'ultimo minuto e eh, diciamo, scoprire le maggiori esigenze e le maggiori urgenze. Inoltre c'è eh, la farageniosità della burocrazia. Molto spesso i bandi vengono affissi. Un mese un, mezzo, un mese e mezzo prima ed è impossibile redigere sia i progetti generali che i progetti esecutivi così come vuole pretendere la Comunità Economica Europea. Quindi insomma non ci sono responsabilità specifiche della regione Campania, secondo lei, rispetto a no, quello che dice? no, sono il responsabilità, credo che vadano spalmato nel corso degli, degli anni, anni. Però eh, ovviamente c'è anche la responsabilità dell'attuale. Eh, gestione, perché le cose che per il passato non si sono fatte bene si sarebbero potute fare, fare meglio. Sentiamo eh, il punto di vista del 5 Stelle. Eh, è vero che il commissario Cretu non si riferiva alla Campania, come dice il presidente Caldoro? Allora, anzitutto eh, chiediamo un, un qualcosa. Allora, eh, è uscito un documento, una relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale. Questo è un documento, è un documento dell'Unione Europea che è stato fatto e, e fa riferimento all'anno 2003, quindi è nero su bianco. Purtroppo noi ci troviamo, come sempre, in un uh, territorio dove dobbiamo rincorrere le persone per farle uh, uh, lavorare, ma le persone che dovrebbero lavorare, quindi faccio riferimento a chi gestisce uh, i nostri territori, quindi amministrazioni locali e amministrazioni uh, anche regionali. Quindi eh, il grande problema eh, che noi rileviamo anche lì eh, a livello nazionale è, è scontrarci eh, a, nei territori eh, su pratiche eh, che veramente sembrano ferme agli anni 70. Ormai stiamo nel 2004, sarebbe opportuno che una volta 2014. e per sempre eh, 2014, pardon, sarebbe opportuno che ormai ci svegliassimo. Eh, quindi noi eh, riteniamo che all'interno di queste procedure ci siano delle persone eh, che sappiano fare il loro lavoro. E poi chiudo: eh, noi sappiamo benissimo che in questi anni eh, questi bandi sono stati fatti a cui ci riaddosso. Fondamentalmente per i burocrati eh, della Germania, anche perché i nostri eh, che stavano lì in Europa eh, ci sono i dati, sono assenteisti. Eh, ad esempio, uno dei grandi assenteisti che vediamo sempre in TV è Salvini. Quindi, eh, voglio dire, sarebbe opportuno che controllassimo di più i nostri, I nostri amministratori. Par parlamentari, Giovanni, no, io mh, ho ascoltato attentamente l'intervista di Caldoro. E da un lato se è vero che la bocciatura in merito alla mancata spesa dei fondi europei o addirittura in merito ai fondi spesi uh, che dovevano creare sviluppo, occupazione, grandi opere in realtà sono stati spesi male, come dice Caldoro è un vizio, un brutto vizio che ci portiamo dal passato, però è anche vero e qui Caldoro risulta omissivo. Oppure giustamente, quindi per tirare acqua al proprio mulino, è stato costretto davanti alle telecamere di Giulia a dire una bugia. È evidente che questo vizietto ha riguardato anche la gestione, la pessima gestione della regione in questi cinque anni. Perché se è vero come è vero che in passato hanno fallito tutti quelli che hanno gestito, che dovevano gestire i fondi europei, è anche vero che a questo fallimento aggiungiamo anche il nome dell'ultimo governatore, del governatore ancora in carica, Stefano Caldoro, perché spesso anche eh, da questa trasmissione il Corvo ha rendicontato, tra virgolette, come la Regione, come eh, il governatore, come Palazzo Santa Lucia ha speso, ha investito i fondi regionali, Rita, e dalle nostre inchieste è emerso diciamo, quello che tutti i cittadini hanno visto. ed è evidente che la caratteristica che è emersa non è sicuramente quella dello sviluppo e dell'occupazione. Ma abbiamo tirato fuori purtroppo tante storie di uh, mi fermo qui, cattiva amministrazione per evitare uh, ecco, di andare nei dettagli. In ogni caso, dal documento, una frase precisa della CRETU, del commissario CRETU, è che, Calabria e Campania non hanno ancora inviato i loro piani. Per la programmazione 2014 parliamo, 2020. Parliamo di Caldoro. Cioè, dell'amministrazione essere... Caldoro. Quindi quando Caldoro sì. dice non avete letto bene eh, perché la dichiarazione del commissario si riferisce a tutto il meridione. No, caro Caldoro. La dichiarazione del commissario si riferisce al Sud Italia, ma porta due esempi negativi: la Calabria e la Campania. e Stefano Caldoro è il governatore della regione Campania. Quindi se fallimento c'è stato in passato. La dichiarazione del commissario UE testimonia che fallimento in Campania c'è oggi. E a proposito di questo, noi abbiamo ricostruito in un servizio a nostra redazione un po' i primati negativi accumulati negli ultimi anni dalla Campania per fotografare con i numeri, senza commenti, il quadro della situazione. Lo guardiamo e poi diamo subito la parola ai nostri ospiti. Lo sconto per la regione Campania quando si tratta di conquistarsi una maglia nera. Quando si parla di primati negativi c'è sempre la regione di Stefano Caldoro, il quale ovviamente fa finta di nulla. L'ultima e anche la più terribile notizia per la Campania è arrivata qualche settimana fa e riguarda la spesa dei fondi europei. Una notizia talmente triste da scomodare il nuovo commissario europeo per gli affari regionali, Corina Cretu, che si è detta davvero molto preoccupata. Per anni, ha detto il commissario, abbiamo pompato denaro ma il livello di vita dei cittadini non è migliorato. Dobbiamo capire i motivi perché si parla di denaro dei contribuenti. La regione di Caldoro, infatti, insieme alla Calabria, non ha ancora inviato i piani per la programmazione 2014-2020 e non solo. Appena qualche settimana prima, un'altra classifica, la campagna paragonata ad alcune zone depresse della Romania e della Bulgaria, in base ad uno studio della Direzione Generale per la Politica Urbana della Commissione Europea per quanto riguarda l'amministrazione pubblica. Sempre nel mese di ottobre compare un altro triste primato per la regione, 1.300.000 poveri in tutta la Campania, ovvero quante ce ne sono in tutte le regioni del nord messe insieme. È il dato denunciato dalla CGL che segnala anche una disoccupazione giovanile in aumento al 51%. Capitolo fallimenti imprese. Forse per Caldoro va un po' meglio soltanto perché la Campania è terza. Grave la situazione per il settore edilizia dove secondo uno studio del Lancia di Salerno si è avuto un incremento di fallimenti del 34,5% nel primo semestre del 2014 rispetto allo scorso anno. Settore trasporti, oltre ai vari fallimenti, legalmente ha certificato con indagine le peggiori tratte ferroviarie italiane. Tra queste compare anche la Circumvesuviana, che costa di 140 treni, di cui il 40% è inutilizzabile. In generale, i fondi destinati ai trasporti sono stati tagliati del 19%, mentre le tariffe sono aumentate del 23,75. Dulcis in fundo è sempre in campagna la regione in cui, secondo una ricerca del Sole 24 Ore, si trovano le peggiori province italiane per qualità della vita. Posizionate malissimo, Caserta, Benevento, Avellino e Napoli per tenore di vita, affari e lavoro, servizi, ambiente e salute, popolazione, ordine pubblico e tempo libero. Dati davvero differenti da quello che racconta il governatore Stefano Caldoro, per il quale la sua regione resta quella dei primati. Può piovere per sempre. Ecco, senatore Danna, questi sono numeri, la classifica del sole 24 ore di poche ore fa. Commentiamo, poi diamo la parola al senatore Pugli. Guardi, io non sono abituato a dire la verità. In Campania c'è una crisi che si trascina, il problema del mezzogiorno ormai è discusso in Italia da Salvemini a Guido D'Orso da un secolo a questa parte. E, e nonostante provvigioni, nonostante si immagini la cassa per il mezzogiorno, gli svemer, e si immagini cosa è costato l'intero mezzogiorno allo Stato italiano. Ciò nonostante, eh, noi non riusciamo a decollare. Evidentemente ci sarebbe non solo da fare la critica a chi ci amministra, ma fare anche un poco di autocritica: nel senso che probabilmente c'è un gap eh, di, eh, diciamo, culturale, c'è un gap di, eh, sociale perché c'è scarsa sensibilità verso il bene pubblico, c'è scarsa propensione a spendere i propri talenti in politica e quindi chi è più avveduto, chi è più disinteressato, chi è più capace, molto spesso sta lontano dalla politica e preferisce spendere i propri talenti eh, in nome e in funzione di quel familismo amorale che secondo alcuni sociologi caratterizza il Sud Italia. Se le dovessimo andare a responsabilità precise, le, le cause sono quindi ataviche. Nello specifico certo eh, ci si aspettava da una giunta di centrodestra eh, l'idea di una rivoluzione liberale che eh, era anche la rivoluzione dell'apparato burocratico era anche l'introduzione di criteri di competenze, di merito, di professionalità all'interno dell'apparato che è eh, bolso, ridondante. Diciamo, so, fallito, solo, diciamo. Sono decine di migliaia i, i, dipendenti, i dipendenti della regione. Credo che eh, con un piglio un poco più deciso e con una maggiore aderenza... Ai valori di riferimento parecchie di questi problemi si sarebbero dovuti, si sarebbero dovuti eh, risolvere. C'è da precisare una cosa Brevemente, che. per, per quanto riguarda l'emergenza rifiuta, la Regione ha solo il compito di programmare il ciclo, ma ci sono in adempienza delle province, dello Stato e dei comuni. Noi siamo ancora a buttare l'immondizia nei fossi, siamo contro qualsiasi tipo di impianto. Diciamo anche che il fallimento dell'ASIR ci ha dato una buona mano a no? tutta questa situazione perché era la società che doveva fare le bonifiche. Quindi, eh, 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 ma se noi, assumiamo, mi consente, se noi assumiamo lavoratori socialmente utili o disoccupati o gente che non, ha, non è qualificata per, eh, eh no, per fare quel, si fa quel, la quel tipo di lavoro, se noi occupiamo... Decuplicando il numero degli addetti, è chiaro che quando si arriva a 70 milioni di euro di debito, eh, le società falliscono. Ok. Um, I 5 Stelle saranno una forza politica in campo per le prossime regionali. Di fronte a questo stato di cose, eh, che pensate di fare? Come, come vi proponete a un elettorato che ancora non ha sperimentato nella regione Campania, Santa Lucia, i 5 Stelle? Ma è fondamentale che eh, ci siano delle persone che finalmente riescono a fare qualcosa, anche perché noi abbiamo visto anche con queste ultime notizie che i fondi europei che dovrebbero essere utilizzati per, come volano anche per la nostra economia addirittura non vengono utilizzati. Quindi veramente stiamo al paradosso. Eh, ehm, I fondi europei sono fondamentali perché noi dobbiamo riprogettare, ma anche uh, il discorso energetico. Cioè abbiamo tantissimi edifici pubblici che bisognerebbe riprogettarli per uh, dargli una efficienza energetica. Ci sono le energie alternative e possono creare veramente tantissimi posti di ma lavoro. Secondo lei, senatore, quali sono gli errori più grossi che sono stati commessi in questa legislatura regionale? Ma eh, eh, l'errore più grosso è il non fare. Il grande errore di sempre è non fare. Qu qui eh, si tratta veramente di avere a che fare con persone che ormai sono 30 anni che stanno sempre gestendo la nostra politica anche a livello nazionale, e il cittadino dovrebbe finalmente eh, avere eh, soddisfazione. Io ovviamente la soddisfazione eh, credo che sta veramente nell'umiltà. Da un lato, nella voglia di fare dall'altro lato e soprattutto anche eh, nel mettersi in gioco. Io, eh, Guardi, eh, eh, ho tanta fiducia, c'ho tanta fiducia nei giovani, ho visto delle start-up aziendali che sono partite, giovani eh, nostri napoletani, che stanno insegnando in Europa come eh, si lavora. Quindi ci sono veramente grossi talenti. E per e da quando... lì lei dice che si dovrebbe ricominciare. Ma no? assolutamente, noi abbiamo una disoccupazione giovanile che va eh, al di là di, della media eh, italiana che è al 41,3. 51. Non si fa assolutamente nulla a livello di politica attiva del lavoro. Ecco ci sono le aziende che potrebbero tranquillamente essere accompagnate attraverso professionisti che la regione dovrebbe dare e questo non si fa. Sgravi per le aziende, l'azienda non ha interesse l'articolo 18 eh, o non l'articolo 18, si è parlato di Jobs Act sì. che è vuoto, un provvedimento vuoto che non darà assolutamente nuova occupazione. Giovanni ehm, adesso la regione. Stia progettando queste reti di impresa no? eh, che però riguarderanno solo le imprese con fatturati stratosferici, 500 mila euro, un milione di euro, ma tutti gli altri che fine faranno? Beh La fine che hanno fatto in questi anni, Rita, per chiudere. Uh, penso che a fine mandato bisogna essere. Uh, sintetici e chiari come diceva il senatore Danna. A fine mandato, dopo cinque anni di governo, si tirano le somme e si presenta il bilancio dei risultati conseguiti all'elettorato. Se hai fatto bene ti confermano la fiducia i cittadini, se hai fatto male te ne devi andare a casa. Io penso che se non fossimo stati in campagna con quello che è successo durante i cinque anni di governo Caldoro, penso che la regione fosse stata già stata sciolta perché guardiamo a dei numeri al di là delle maglie nere che sono evidenti al di là dei disastri che Caldora ha collezionato nei trasporti sulla sanità Guardiamo ad un dato, perché spesso diciamo anche adesso, si parla di Roma, ecco la corruzione nelle istituzioni, c'è chi chiede addirittura lo scioglimento del Consiglio Comunale di Roma, scusate, analizziamo i dati del Consiglio Regionale, 49 indagati, 11 arrestati, questo è il quadro del Consiglio Regionale della Campania. Andiamo uh, nelle abitudini di questi signori, troviamo punti di contatto, non lo dico io, ma lo dicono le ordinanze della Procura della Repubblica, le informative delle forze dell'ordine e troviamo punti di contatto tra soggetti che siedono nell'assemblea legislativa regionale e i principali clan della Camorra. Se andiamo nel settore delle consulenze troviamo i parenti dei consiglieri regionali che hanno assunto e continuano oggi a detenere incarichi per la regione Campania, mogli, sorelle, fratelli, figli ehm, e così via. Insomma, di che cosa ci lamentiamo? Cioè in un'altra regione, se non stessimo parlando della Campania, penso che Caldoro sarebbe già a casa da qualche mese. Quindi purtroppo, come dice il senatore Danna, viviamo in un contesto... Uh, ecco locale degradato sul piano anche sociale dove il governatore riesce ad andare in televisione di fronte ad una bocciatura della campagna davanti alle telecamere dice, dice no non avete letto bene parlava del sud e non della campagna quando c'è la dichiarazione ufficiale rita l'ha eletta parla del fallimento in campagna e in calabria quindi di fronte a questo c'è poco da dire o i cittadini prendono coscienza che il voto è una cosa importante se vogliono continuare come succede diciamo purtroppo in questi territori è inutile e parlo in generale se vogliono continuare ecco, a vendersi il voto, se vogliono continuare a uh, votare chi promette la consulenza, chi promette il posto di lavoro, beh questo è quello che hanno prodotto in questi anni i nostri governanti questo ci teniamo e continueremo a vivere in questa realtà degradata che è ultima sotto tutti i punti di vista in tutte le classifiche che riguardano i vari indicatori di amministrazione. Eh, lo abbiamo visto è efficacissimo, come sempre, il quadro reso dal nostro direttore. Eh, noi, però, eh, vi diciamo di non, eh, di non abbandonare il corvo perché torneremo con una prossima puntata su questi temi in cui ci focalizzeremo soprattutto su quelli che sono gli aspetti della sanità e altri giochi politici che eh, cominciano a essere sotto riflettori in vista delle regionali. Io eh, intanto per questa puntata sul, sui primati negativi della campagna che abbiamo reso con i numeri. Ringrazio i nostri ospiti, il senatore Vincenzo Danna di Gall e il senatore Sergio Puglia del Movimento 5 Stelle Grazie. che saranno con noi anche per una prossima puntata per analizzare gli scenari. Grazie per essere stati con noi e alla prossima.